Oggi parliamo di carcinoma alla mammella, il ruolo della Breast Unit e l'importanza della prevenzione. Dopo la sigla. Benvenuti a Prima Pagina Salute, lo facciamo oggi in studio con i nostri ospiti, il direttore generale dell'ASP di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, e il nostro presidente della LILT, Mario Lazzaro. Benvenuti. Buongiorno. Buongiorno. Direttore, ecco, parliamo di prevenzione. La patologia, il carcinoma alla mammella, ha appunto un importante percorso per prevenirlo. Cosa fa l'ASP? Bene, più che l'ASP, diciamo che la Regione, su input dello Stato, ha organizzato una campagna di screening. In realtà gli screening sono tre: quello alla cervice uterina, quello al colon retto e quello alla mammella. Perché ci si concentra su queste tre tipologie di screening? Perché tendenzialmente dagli studi epidemiologici emerge che quelli sono i casi in cui la prevenzione è fondamentale per una pronta guarigione e quindi per evitare di prendere il tumore quando ormai è in una fase, diciamo così, complicata. In questo il rilievo fondamentale è appunto quello alla mammella, perché ormai è, credo, il primo dei casi che colpisce di tumore che colpiscono le donne ed in generale di tumori che noi curiamo. Per cui, se è vero che prevenire è meglio che curare, nel nuovo sistema organizzato del Servizio Sanitario Nazionale la cura si integra con la prevenzione. Cosa voglio dire? Che oggi si segue un percorso diagnostico-terapeutico in cui tutte le componenti dell'azienda sanitaria locale vengono messe a disposizione delle donne per poter essere sottoposte a una campagna accurata di screening, che è gratuita, voglio ricordare. Noi mandiamo ogni anno migliaia di lettere, se non ricordo male la popolazione target annuale è di circa 27.000 persone, 27.000 donne. Sono tante. Sono tante. Sì. Noi avvisiamo tutti quanti tramite gli uffici screening dell'ASP, dove c'è un'unità operativa appositamente costituita che lavora 24 ore al giorno praticamente su questa materia e tramite i medici di medicina generale. E quindi se chiunque vuole sapere quando può fare lo screening e come farlo, basta che si rivolge o all'unità di screening, sul nostro sito trova tutti i riferimenti, o al medico di medicina generale per essere a conoscenza di che cosa fare e quando farlo. Ma ricordiamo che tutte le analisi sono tutte gratuite, non si paga nulla. Questo è importante. Purtroppo però l'adesione ancora, se mi consente la domanda, è bassa. Se mi consente di completare la risposta. Un'adesione che non va oltre una media che si aggira tra il 20 e il 28-29%. E speriamo che con gli anni, con tutte le campagne che stiamo facendo, di incrementare l'acquisizione. Su 7.800 casi che noi abbiamo screenato, si sono trovati circa 30 tumori. È vero che la percentuale non è esponenziale, però è vero che queste 30 donne certamente avrebbero avuto una vita molto complicata. Dottore Lazzaro, la prevenzione è fondamentale, ecco, dobbiamo cercare appunto di aumentare l'adesione alla prevenzione perché, come ha detto il direttore, queste 30 donne, se non fossero state oggetto di prevenzione, coinvolte nelle attività di screening, non avrebbero avuto sicuramente una vita semplice. Perché è così fondamentale? La LILT ottobre è il mese della prevenzione, la campagna Nastro Rosa della LILT. Beh, il mese della prevenzione in rosa è un mese di tutti, ovviamente
svariate decine di anni fa la Lilt fece questa iniziale campagna del nastro rosa che poi venne ripresa e utilizzata, e questo è comunque un bene. Io partirei dall'ultima considerazione che ha fatto il dottore Ficarra, cioè che c'è un'organizzazione pubblica, esiste una serie di altre possibilità che sono collaterali ma che possono contribuire e che quindi non debbono mai intendersi come l'alternativa, ma come una continuità di un servizio. E anche su questo ci siamo interrogati più volte, io stesso cerco di dare un contributo che deve essere dell'ordine della fattività, della possibile sinergia che si può ed è già sviluppata ma si può ulteriormente sviluppare. Quando parleremo della Breast Unit questo si vedrà meglio. E la logica è quella di portare più donne verso la prevenzione. 60.000 casi l'anno che vengono registrati inquadrano questo tumore come una sorta di patologia su un livello sociale importante. E consideriamo che la buona notizia, che veniva detto prima in realtà anche dal direttore generale, è che noi lo possiamo guarire. Ecco, perché i tumori piccoli e piccolissimi si guariscono. Fortunatamente è uno si guariscono, dei è un concetto diverso che si è preso da in curare. Tempo, si è preso sì, è un tempo, concetto diverso da curare, perché se scopriamo tumori che sono sotto il centimetro, per dire una cosa pragmatica, 9 volte su 10 questi tipi di cancro possono essere guariti, e non solo, le cure che sono necessarie, che poi si sviluppano in questi centri specializzati di cui vi diremo, sono delle cure conservative che quindi lasciano in qualche modo le funzioni importanti e nobili che sono tipiche e classiche del seno di una donna sostanzialmente intatte. Direttore, parliamo della Breast Unit. A Siracusa è coordinata dall'ospedale di Lentini. Diretta dal medico Giovanni Trombatore, insomma è una breast unit completa, all'avanguardia, conosciuta da tutti, ha anche conseguito risultati eccezionali. Sì, come diceva anche il dottor Lazzaro, abbiamo finora parlato della parte della prevenzione. Le aziende sanitarie pubbliche ciò hanno come obiettivo. Nel momento in cui lo scopriamo noi o con l'ausilio anche delle associazioni quali la Lilt, c'è un tumore che va a prescindere dall'età target, perché comunque loro fanno la loro attività, cosa accade? Accade che si è creato un percorso che non abbandona la donna e l'accompagna in una vicenda che ovviamente apparentemente all'inizio è triste, ma che poi se è frutto della prevenzione, come diceva il dottore, ovviamente si arriva alla guarigione con percentuali molto elevate o comunque a ottenere una qualità di vita importante. E allora cosa dice la regione? Individuiamo alcuni centri super specializzati, perché la medicina paradossalmente si intreccia con la statistica, quindi più numeri ci sono in una unità operativa, più interventi si fanno in quella unità operativa, più i risultati e la metodologia migliora, perché si viene a conoscenza di quella che viene definita casistica, e la casistica ci dice ai nostri operatori cosa fare nelle svariate ipotesi che si possono trovare, perché non tutti siamo uguali, il tumore in generale alla mammella, ma può avere varie sfaccettature, per usare un termine tecnico. E allora si è creata la Breast Unit, in cui si dice: tu per poter essere centro di riferimento devi avere almeno 120-130 casi l'anno. E allora siamo riusciti, e qui lo devo dire grazie anche all'intervento degli operatori di Lentini, il dottore Trombatore, l'intervento della direzione in sinergia con l'assessore Razza, a ottenere per Siracusa la Breast Unit, perché non era affatto scontato che Siracusa avesse la Breast Unit, non tutte le province ce l'ha. Per cui da questo momento in poi si crea la Breast Unit, e nessuno nell'ambito della provincia di Siracusa è più abilitato a poter operare il tumore della mammella.
lo facciamo solo noi perché altrimenti la regione non lo riconosce, questo sempre per l'iperspecializzazione. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che, dice il decreto regionale, attorno alla breast unit ci vogliono tutte quelle attrezzature, cure, metodiche necessarie per non dire ti ho operato, ora vai a casa, arrivederci, ma per curare. Il percorso deve essere completo. Per avere un percorso completo. E a Siracusa abbiamo fortunatamente attivato tutti questi percorsi e Allentini ora prossimamente avrà pure l'anatomia patologica iperspecializzata in questa materia. Quindi c'è la radioterapia, ci sono tutte le attrezzature necessarie, c'è l'equipe formata specificamente per questo. E quindi ha già raggiunto risultati importanti perché siamo passati dai 90 casi di 3 anni fa ai 130 casi dell'anno scorso, ai 150 di quest'anno probabili, che non significa che stanno aumentando i tumori, ma significa che tanta gente della nostra provincia rimane in provincia, e questo è fondamentale perché è appunto la mobilità passiva, così viene... quantomeno insomma, non dico debellata, però viene fortemente contenuta. E poi c'è anche la ricostruzione, no? C'è anche del seno, quindi quest'ultima fase che mancava, però è stata abbiamo il chirurgo plastico, questa, quindi c'è il chirurgo plastico, quindi a maggior ragione appunto si può curare il tumore alla mammella in tutte le sue fasi a Siracusa, dall'inizio alla fine. Dottore Lazzaro, gli esami per prevenire e quelli che si possono fare in questo mese, perché appunto la LILT con questa campagna ha aperto le porte, diciamo, a chi volesse in questo momento accertare il proprio stato di salute. Quali sono? Diciamo che i protocolli da questo punto di vista sono molto netti, al di là dei target dell'età che insomma, sono includenti dello screening, purtroppo registriamo che il tumore comincia a presentarsi in donne, diciamo così, sempre più giovani, e quindi queste donne debbono già avere la possibilità di incontrare i senologi, di fare un'ecografia mammaria fino a una certa età e poi di integrare con la mammografia e con i moduli di, diciamo, più particolareggiati, si chiama tomosintesi questo esame nel suo complesso, ed è una possibilità di guardare veramente molto in maniera particolare dentro al seno, scoprire lesioni molto molto piccole. Mi faccio dire una cosa sulla breast unit. Questi specialisti, anche noi partecipiamo con nostri medici volontari che peraltro molto spesso sono anche soggetti, cioè professionisti che lavorano anche in ASP e che dedicano il loro tempo al volontariato, si riuniscono ogni settimana e targettizzano i casi, cioè non si parla più di un tumore della mammella ma di un tumore della mammella di quella persona. Quindi sì, le cure si cominciano a strutturare in una maniera davvero personale. L'ho saputo anch'io, insomma, i casi vengono trattati singolarmente. Esattamente, anche i percorsi di cura. Della singola persona. Anche i percorsi di cura. Personalizzato. E lì noi contribuiamo molto, perché c'è anche un aspetto, diciamo così, di accoglienza, di tematiche anche psicosociali che si collegano con chi ha purtroppo una esperienza di cancro di questo genere e con la sua famiglia. Questo fatto di avere, diciamo, la possibilità di intrecciare a guida ASP per gli ovvi motivi, perché la Breast Unit è comunque una struttura, e questo io sinceramente lo dico senza mezzi termini, che questa ASP ha voluto ed è riuscita a ottenere, quindi è una delle cose che probabilmente fa un punto di forza dell'ASP per il dottore Ficarra, perché è riuscito a portare a Siracusa una struttura che non era per niente scontato in effetti che ci fosse. Poi certo i professionisti, insomma Vanni Trombadore piuttosto che gli altri colleghi che lo assistono e lo aiutano, insomma, fanno, però bisogna avere una forza organizzativa, che in questo caso c'è stata. Struttura, questo, certo che sì. Certo che sì, il vantaggio. Come ci trovano per fare gli esami alla LIT è facile, ma anche io dico nella parte screening è abbastanza facile, ci sono telefoni, pagine Facebook, numeri, siti, insomma non è difficile. Noi ci siamo in ognuna delle maniere possibili e velocemente. Se c'è un numero di telefono attivo
ecco, lo possiamo dire ai nostri telespettatori. Sì, ci sono dei numeri, certo. Adesso io, diciamo, i numeri da individuare sono legati alle pagine Facebook e ai siti, se si va lì si riesce a recuperarli. Ecco, forse un'altra cosa di Siracusa. Una delle cose che stiamo facendo, che secondo me può fare anche una differenza, e ritengo che anche questo sia uno sforzo comune, io l'ho visto recentemente in una cosa che abbiamo fatto alla Marina Militare, per esempio, dove tutti insieme abbiamo portato dei messaggi di, tra virgolette, prevenzione primaria in quel caso. Una delle cose che stiamo facendo è cercare di fare aderire le persone, e anche noi aiutiamo questo percorso e lo aiutiamo anche verso lo screening, e soprattutto di rendere, diciamo, più facile per le persone, in questo caso per le donne, arrivare. Perché, diciamo, il limite che molto spesso abbiamo è che le donne, diciamo, hanno una maggiore inclinazione alla prevenzione di suo rispetto ai maschietti. Però se magari devono fare, che so, molti chilometri per andare in un posto, piuttosto che aspettare molto tempo, vanno in difficoltà. E quindi lo sforzo che si sta facendo, io insomma vedo dal lato del Servizio Sanitario Pubblico e anche della LILT, che poi in fondo è sempre un ente pubblico per quanto è basato su realtà associative, è di fatto legato anche a rendere più semplice la possibilità di aderire a uno screening, di aderire a degli esami che poi veramente fanno la tutela della salute. E mi taccio dicendo un'ultima cosa: è più importante adesso, in questa fase, perché in questa fase, che sono mancati per anni tantissimi controlli, dobbiamo recuperare, altrimenti avremo una condizione nella quale effettivamente il numero dei tumori in termini di incidenza si alzerà. Invece la prevenzione che può partire, che sta partendo, che raggiungerà dei livelli molto elevati, ci consentirà di riportare, diciamo così, i numeri dell'incidenza laddove eventualmente riteniamo che debbano stare. E da lì si tratta solo di implementare sempre nuove cure per guarire in maniera definitiva tutti i tipi di cancro, in particolare quelli che incidono di più, che sono quelli che appunto fanno parte dello screening, quindi il colon retto, l'utero, insomma, la mammella e anche alcuni altri tumori che prima o poi, insomma, verranno anche in adesione a questi progetti. Penso alla prostata, per dire uno, che in qualche maniera c'entra, però, diciamo, bisognerà strutturare, diciamo, delle azioni di questo genere. Dopo gli anni di pandemia appena trascorsa, l'attività riprende a pieno ritmo, l'attività di screening, i controlli, e questo è un bene. I controlli, tra dovunque si facciano, sono la necessità vera. Tra l'altro, qualche giorno fa l'assessorato regionale alla salute ha creato un nuovo PDTA per la diagnosi e la terapia del tumore al seno. In cosa consiste, direttore? Il PDTA è, come dice l'acronimo, un percorso diagnostico-terapeutico assistito che serve a descrivere i percorsi da seguire, ormai non solo per gli screening, ma possiamo dire per ogni tipo di patologia. Alla costruzione del PDTA partecipano sia gli operatori sanitari, sia le associazioni dei malati. Questo perché ognuno di loro ha un punto di vista diverso e sa cosa significa seguire sia tecnicamente che socialmente il malato. In realtà il PDTA c'era, ora viene integrato e sostanzialmente, in breve, è quello che abbiamo detto. Come si entra nel circuito? Noi siamo azienda pubblica. L'azienda pubblica per la popolazione target che va dai 50 ai 69 anni, con una ripetitività dell'esame biennale, comunica alle donne target, che in questa provincia sono circa 27.000 se non ricordo male, di recarsi presso i nostri ospedali o presidi territoriali per andare a fare la mammografia, perché poi da lì si parte, parliamoci chiaro. Partendo dalla mammografia, che è assolutamente gratuita, si vede l'esito dell'esame e, se necessario, si crea l'approfondimento. Nel caso dell'approfondimento, l'operatore dirà quali esami fare, dove farli e come farli. La parte dell'umanizzazione è importante, perché ci sarà pure l'assistenza psicologica. Abbiamo assunto abbiamo un gran numero. Abbiamo visto che in questi anni è molto importante, dopo la pandemia, anche questo è un tema che è entrato alla ribalta, insomma, è diventato importantissimo per la cura della salute umana. Esatto. Quindi assolutamente. E soprattutto pensate cosa significa non avere il disagio
per una famiglia, per una madre di famiglia, per una figlia, per una nonna, per una sorella, di andare fuori dalla propria provincia. Cioè, rimanere a Siracusa significa avere tutto quello che ne tutti i parenti sostanzialmente attorno. L'assistenza psicologica è anche data dalla famiglia, no? Il supporto. Esatto, e anche dal disagio di raggiungere i luoghi di cura. Per cui questo percorso viene tutto seguito a Siracusa, tutto quello che serve c'è, in ogni caso le Brest sono comunque in rete. Quindi se ci fosse necessità di interventi, ormai la sanità comunque è in rete, infatti si parla di rete ospedaliera, no? Sì. E poi ci sono le varie reti, ci sono quella dei cardiologi, quella degli ortopedici, eccetera, eccetera. La sanità è in rete e Siracusa per questa specialità ha tutte le attrezzature. L'azienda sanitaria pubblica ha una pagina, ovviamente a un sito, sul sito si trova tutto, ma io ricordo sempre, mi piace dirlo, che la porta d'accesso sono i medici di medicina generale, perché tutti quanti abbiamo il medico di medicina generale, quindi qualsiasi informazione o vengono presso di noi o vengono presso i medici di medicina generale. L'ultima considerazione qual è? È vero che grazie alle associazioni ormai questo contributo aumenta, tuttavia è necessario comunque, se si è nella popolazione target, aderire, perché lo Stato ha creato la regione questa rete, che è quella che poi rileva e prende in carico il paziente. Quindi, fermo restando che la mammografia ognuno la può fare quando vuole, anche al di fuori dell'età target, cioè anche prima di 50 anni, no? Allora in quel caso è ovvio che le associazioni come la LILT diventano un sostegno importante, perché voi sapete che c'è sempre il problema delle liste d'attesa, eccetera, ma il servizio sanitario pubblico comunque le dà a prescindere, anche se per altri versi, ma da 50 a 69 le dà comunque gratis. Tutta l'assistenza è a carico dello Stato e della Regione Siciliana. Questo è importante, e poi collaborare è fondamentale, soprattutto in questo tema. Grazie ai nostri ospiti per essere stati qui con noi oggi. Salutiamo e ringraziamo il direttore generale dell'ASP di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra. Grazie a voi. Ringraziamo il presidente della LILT di Siracusa, Mario Lazzaro. Grazie a voi. Ancora.